Miei cari confratelli, siamo arrivati all'ultima puntata del nostro programma E ora del capitolo, presentando oggi la linea programmatica 8, l'ultima linea del programma per questo sessenio dopo il capitolo generale. Una proposta rivolta a tutta la congregazione, e nella quale dicevamo vogliamo fare cammino con i giovani per garantire un futuro sostenibile. Ci troviamo in un momento, credo che importante, delicato nella cura del creato. E penso che posso aggiungere poche cose perché già sono 4 anni dove di tanti modi, in tanti posti della congregazione, state a fare delle belle cose, però mi permetto sottolineare, carissimi, questa realtà non è per niente un momento di novità che passa, non è per niente una linea e una riflessione per questi 6 anni. Sappiamo molto bene che deve accompagnare l'animazione pastorale, l'animazione educativa, l'animazione giovanile e anche dirò in tutti i nostri ambienti. Deve essere presente in tutti i nostri poi. Perché? Perché crediamo veramente in sintonia e comunione con la Chiesa, con la chiamata del Santo Padre Papa Francesco, e già prima altri pontefici avevano scritto tante cose, però questa chiamata è una chiamata per dirci a tutti, a tutta la umanità e a noi particolarmente come salesiani, come educatori, dove milioni di giovani tutti i giorni stanno nelle nostre presenze, che abbiamo il dovere di educare la sensibilità dei nostri ragazzi e giovani nella cura del creato, nella sostenibilità della vita, nella cura di tutta la vita, di tutte le vite e anche facendo tanto il possibile per garantire da parte nostra che crediamo, aspettiamo, sogniamo e facciamo il nostro contributo con un mondo migliore, migliore in tutti i sensi. E faccio anche questo saluto all'interno di una bellissima cappella, la nostra cappella della Lettera di Roma, rinnovata, rinnovata come rinnovato sta il Sacro Cuore, e lo faccio qui perché voglio collegare questo messaggio che, come dico, lo abbiamo preso molto sul serio e dobbiamo continuare a svilupparlo, collegarlo con la nostra grande identità carismatica, dove la presenza affettiva e effettiva in mezzo ai ragazzi, ai giovani, è un segno di identità, dove Don Bosco ci ha ricordato che non possiamo mai trascurare questa realtà. E perché oggi, come prima, come all'inizio del nostro carisma e come sarà nel futuro, credo veramente, cari confratelli, che abbiamo tantissimo da offrire. Finisco. Quando faccio questa registrazione, sono giorni dopo anche la mia ordinazione episcopale, ho scritto a tutta la congregazione e per comunicare che accompagnerò la congregazione per alcuni mesi nel dialogo con il Santo Padre fino al 16 di agosto, però è evidente che il mio cuore salesiano continuerà così, il mio affetto, la mia comunione con tutti voi e la mia grande identità che sempre avrà questo cuore sensibile ai passi
che la congregazione continuerà a dare. E queste linee programmatiche sono state, credo, in qualche modo una opportunità profetica come dono di Dio per accompagnare il cammino in questi anni. Arriveranno altri bellissimi. Cari confratelli, è ora del capitolo, andiamo avanti nel vivere con entusiasmo e grande identità carismatica il nostro essere, serenamente però con un bel orgoglio, salesiani di Don Bosco. A presto, un grande abbraccio.